Siamo tutti Roccomungo, a Valle Fiorita la maggioranza fa quadrato attorno al suo capogruppo. Gli attacchi personali e le offese di carattere meramente individuale? Assolutamente no. L'amministrazione comunale di Valle Fiorita, guidata dal sindaco Salvatore Megna, fa quadrato attorno al capogruppo di maggioranza Roccomungo, dopo gli attacchi inverecondi sferrati sui social alla sua persona dall'opposizione. In politica lo scontro, anche duro e senza risparmio, rappresenta il pane quotidiano, aggiunge la maggioranza vallefioritese, ma lo sconfinamento in considerazione lontane dalle questioni amministrative e dai primari interessi dei cittadini è costume becero ed insidioso che va emarginato dall'agone democratico nel suo senso più alto e nobile. Il gruppo di maggioranza sottolinea ancora: ci viene un dubbio atroce, non è che gli esimi componenti della minoranza fanno ricorso a simili mascalzonate per celare la scarsità di argomentazioni che alberga nelle loro postazioni per attaccare il nostro operato? Se così fosse, sarebbe grave. E lo sarebbe nei confronti di una comunità che dai propri amministratori si aspetta una dialettica seria e responsabile e non insulti da bar che, tra l'altro, nulla hanno a che fare con la nobile tradizione politica della nostra cittadina. Gli amministratori, nel riaffermare con forza che così non va bene, evidenziano che Roccomungo sia stato gravemente ridicolizzato. È un uomo di grande spessore culturale e sociale, il nostro capogruppo, dicono ancora dalla maggioranza consiliare. In tempi non sospetti anche ha lavorato in sinergia con l'opposizione. Le sue doti non possono e non devono essere infangate in modo così irrispettoso e gratuito. Il ruolo di Roccomungo è stato assegnato non per strategia politica, come qualcuno è abituato a fare per costume lontano dal nostro modo di agire, ma per essersi contraddistinto nel nostro gruppo, come persona speciale, nel suo ruolo al pari del proficuo operato di ciascuno di noi. Forse il suo spessore nei consigli comunali, concretizzatosi nella sua grande dote oratoria, a volte forse risulta poco comprensibile per determinati profili intellettuali, ma la sua cifra di uomo per bene e sapiente professionista non possono essere messe in discussione. La maggioranza sottolinea con estrema chiarezza di sentirsi indignata per i metodi intrapresi dall'opposizione per fare opposizione. Al contrario, gradiremmo soprattutto in Consiglio Comunale confrontarci con metodi e modi differenti, ma se queste sono le tecniche della minoranza, ci adeguiamo e andiamo avanti, difendendo il nostro gruppo. Nel farlo difendiamo tutti i cittadini di Valle Fiorita che ci hanno preferito ad altri. La maggioranza conclude: se la gente ci ha preferiti, un motivo ci sarà. Noi siamo tutti Roccomungo.